partiti l'anno scorso con un progetto educativo, quindi 4.000 persone hanno redatto una guida che abbiamo mandato a tutti i nostri soci, 1 milione. Poi però abbiamo detto, la guida è per dare delle informazioni, poi però bisogna mettersi sul campo a fare le cose, quindi abbiamo fatto da gennaio a aprile tutta una serie di incontri con le scuole e poi nel mese di maggio 17 incontri a ripulire luoghi, a ripulire sponde di fiume, spiagge, parchi pubblici, quindi 17 incontri liberi da rifiuti si chiamano, insieme a Lega Ambiente, con il supporto di Repubblica. Ambiente viene buttato di tutto, bisogna impegnarsi per renderlo più pulito. Quindi l'invito che faccio a tutti, nei prossimi 16 incontri venite, aiutateci per rendere l'ambiente più pulito. Fino al 5 giugno in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze la natura ti premia, comprando quindi prodotti ecologici e prodotti biologici, soprattutto a marchio Vivi Verde, questo concorso permette di vincere diversi premi amici dell'ambiente. I premi sono delle auto elettriche, bici elettriche, motorini elettrici, una bellissima vacanza di una settimana su un veliero Lega Ambiente per una settimana, fare una campagna di raccolta rifiuti nelle spiagge quelle più belle della costa toscana insieme a Lega Ambiente. Perché? Perché possiamo tutti quanti fare un piccolo gesto attraverso l'acquisto di un prodotto che è più amico dell'ambiente. Io stessa sono scesa in piazza alla prima manifestazione del primo venerdì del mese, che è Friday for Future. Soprattutto negli Stati Uniti sprechi in pasticceria ne abbiamo pochi o niente, utilizziamo tutto dall'inizio alla fine della frutta, se avanza qualcosa tante volte la gente non pensandoci tira via, no? Noi non tiriamo via niente, mettiamo tutto, magari viene frullato, viene utilizzato per proprio il dégelé e poi ci fa la torta furba, no? Con le avanze ci fa una torta inventata sul momento con gli avanzi che ti sono avanzati.